coriandolo è una spezia, diciamo, sì, è un... un'erbetta, via. No, allora, in Sud America so che la usano come il prezzemolo, quando è fresca. Anche in India, quando è fresca. Sì, bravo, sì, in tutto il mondo. Perché... A me non piace. No, no, nemmeno troppo, a me, a me piace, piace il seme. Il seme, quello che mi dasti te... Sì, però... ma io l'ho fatto... Senti, ascolta. Io ti ascolto. Allora, noi una volta ci avevamo tanto di quel seme di coriandolo che mi era venuta l'idea di seminarlo. L'ho seminato e me ne è venuto 12 kg. Guarda, 12 kg di coriandolo. Di quei semini lì, 12 kg. C'è spiccolo, prima di finire. Per farlo, l'ha preso un mio amico di Milano, uno di Milano che fa l'olio essenziali. Ora la storia è complicata. Però il coriandolo, appunto ti dicevo, è stato importato dall'inglese in Europa, è portato dalle Indie, l'hanno portato in Europa, questa è la storia. Poi viene usato come antisettico, perché è un antisettico, lo usano molto in India perché è antisettico, sì, per lo stomaco va benissimo, per loro ce n'hanno tanto, noi appena si va laggiù si piglia la cacarella. La dissenteria. Uno stitico ci potrebbe andare. No, comunque il coriandolo è veramente eccezionale. No, ma quello che mi ha dato te mi è durato. No, ma è meraviglioso. Allora, no, un giorno perché sapore... Allora, noi siamo l'avanguardia dell'avanguardia. Tutte le cose si sono verificate, cioè il biologico è diventato una cosa di massa ormai. Ora, e questo è molto, molto importante. Cioè, meno male i giovani che hanno... Ieri sera, guarda, guardavo una trasmissione su Olos, guarda, questo ragazzo qui parlava tutto di recuperare ribelle. Cibo ribelle, siamo, praticamente recuperava tutto il cibo, quello che si usava un tempo, che anche negli orti, lo so, diciamo. Nelle apuane, li mangiavano bene, molti ceci, fagioli, lenticchie, scorregge, lì ci va di corpo. No, io le lenticchie l'ho fatte tanto, ceci, lenticchie, cicerchie. E il coriandolo lo faccio tutti gli anni, ora me ne è rimasto un barattolo, ora lo risemino. È bello, molto bello. Poi attira un casino di insetti. No, se vuoi te ne faccio un barattolino. Ma è un barattolino, perché a me se no, la zuppa ce lo metto spesso. Io noi sempre, Donatella lo mette dappertutto. Nella zuppa viene buonissimo. No, lo mette dappertutto nel coriandolo. Dalla freschezza, no, è meraviglioso. Poi è antisettico, va bene. Ah, lo sai cosa... Se ci vai, quella è un'altra storia. I baghi ci vuole la ruta. La ruta, vedi? La ruta. No, quello lì è antisettico, è anche febbrifugo. Ah, per la febbre? Sì, si dà ai bambini quando hanno la febbre. Senti un po' di... ma rimedi naturali, ragazzi, sono sempre stati. Cioè, tutto viene di lì. Comunque il coriandolo piace tanto, ricordatelo. Ah sì, guarda, il coriandolo piace tanto. Alle formiche sono le prime divoratrici di coriandolo. Ah, sì? Loro cosa fanno? Vanno sull'albero del coriandolo, sull'arbusto, poi levano... No, prendono tutti i semi e fanno un bel mucchietto in terra. E poi piano piano se lo portano via tutto. Senti, piace molto ai fagiani. A fagiani? Boh, agli uccellini, come garba. Ah, fagiani ci sa anche da mangiare. I fagiani gli garba tanto il coriandolo, davvero. Fatto di belle cose, veniamo subito. Guarda cosa ti ho preparato. Vai, fammi il video con questi bellissimi limoni. Questi sono limoni veri, eh. Allora guarda, ragazzi. Facci un po' di limoncello, ti fa. No, ma ce n'ho limoni belli. C'ho addirittura il limone salmonato che te lo tagli dentro. Ma lui ce n'ha anche bellissimi più di me, Perché te non sa. È un limone salmonato, non bello. Non l'ho mai sentito. È molto bello. Viene usato molto dai chef. Sai, io non sono chef. No, vabbè, te sei uno chef. No, guarda, io ti faccio vedere solo una cosa. Perché, stai lì. Sei qua, è lo chef. No, i chef sono quelli che comandano, a me non mi guarda. No, ma che comanda, ma vieni, guarda, te faccio vedere la bimba. Te guarda, no, tu si dice, ma quel limone, che limone è? Di limoni ce n'è. Questo libro no, è nuovo, l'ho comprato ieri l'altro. Questo me l'hanno regalato per gli amici. C'è un'amica che lavora in una libreria a Firenze, che non si trova tanto facile. È un libro sui medici, che loro hanno fatto roba, loro c'hanno sei palle, vedi? C'hanno sei palle, io ce la faccio venire due quasi, appunto te ce ne avevamo due, anche troppe, no, ecco. Ah, guarda, vedi, c'è un qui limone, dov'è, non c'è limone, mazzo, chiamatelo limone. Perché stringe tre persone. Una livra, non è un limone, penso sia un pompero. Tra l'altro, facci un po' vedere che libro è questo, perché la gente me lo chiede.
No, non lo voglio dare a nessuno. No, no, glielo chiedi che libro è. Il libro è di Bartolomeo Bimbi, eh? Sì, ma è poi rotto la fodera, però. L'importante è la sostanza. Bartolomeo Bimbi. Che era praticamente il fotografo principale della casa medica. Sì, era il catalogatore dei medici dalla metà del Settecento. Alla fine proprio, A metà del Settecento. Dalla metà del Settecento. Sì, alla fine. All'inizio dell'Odena. Cioè dalla fine del Settecento, dal 750, 1750 fino al 1800. E allora c'erano. Sì, sì, c'è scritto anche qui. Sì, c'è scritto qui. E allora è la merenda, via bimbi. No, si va via ora. Saluta tutti. Tutti. Dove vai? Un abbraccio. Saluta Ernesto. Ciao bimbi. Non fa lo scontroso. No. Scontroso, sì. No, ecco il limone, guarda.